Presidente felice l'ospedale Sant'Imodio alla ribalta in questa settimana, sia per il punto nascita che ha visto discutere l'udienza di merito al TAR Molise e soprattutto per l'ispezione dal Ministero della Salute col NAS. Beh, sì, il punto nascita è una cosa sospesa che il Covid, diciamo pure, ha portato un po' ombra e attendiamo con fiducia, però il problema si risolverà con il piano operativo nuovo che doveva essere terminato nel 2021, invece è ancora in itinere. Piano che però non prevede il punto nascita, quindi il problema non No, si dovrebbe appunto, risolvere. sarebbe stato lì il problema che bisognava insistere a quel punto, però ormai il POS nuovo non ancora a luce e vediamo in futuro. Per quanto riguarda invece la visita ispettiva, insomma, è positivo che sia arrivata perché le problematiche ormai le conoscono tutti, sono state ben rappresentate anche a livello ministeriale, sia dal commissario, ma anche ho visto che finalmente anche qualche parlamentare si decide a prendere delle posizioni nette. Questo è per il Santimodio, però diciamo. Vive in questi giorni ancora nel vedere pure l'indice del Covid che sta salendo, il rischio c'è di andare nuovamente in out, nel senso di correre seri rischi. Purtroppo io rilevo che da tempo cioè, abbiamo molti annunci ma pochi fatti. Lo dimostra anche entro questo mese bisognava fare anche le strutture provvisorie con l'incremento dei posti letti per terapie intensive proprio il Covid, però insomma di questo non ne sappiamo ancora nulla. Quindi è drammatica, ma soprattutto è drammatica il personale che necessariamente va rafforzato. Notiamo anche in questo sempre rallentamenti, non notiamo se è da anni che non si fanno i concorsi da primariato. Mo mi preoccupa pure che a giorni credo che anche il reparto urologia, il primario è un reparto dipartimentale, il primario pure va in quiescenza e già è ridotto all'osso con appena 3 persone, quindi urge assolutamente fare avviso pubblico sia per contratti temporanei ma soprattutto bande di concorso per assunzione a tempi indeterminati. Quindi il Santimodio, a dire la verità, insomma, non ci voleva solo il Covid, già avevamo dei seri problemi, ma non solo a Sant'Imodio. Ora il Cardarelli si sta dimostrando con la scelta fatta che è in grave difficoltà e quindi ha detto proprio dei specialisti, dei primari del Cardarelli, sposteranno gli interventi che non siano Covid sulle strutture ospedaliere di Termo Nellarino, questo significa di Isernia. Isernia. Questo significa che bisogna assolutamente trasferire anche del personale, cioè incrementare il personale, diversamente non avrebbe senso un'operazione di questo genere. Ma serviva la visita degli ispettori dal ministero per sapere che manca il personale? Ma credo che non sia soltanto questo il problema della visita del ministero, insomma. Cioè, ora il motivo per cui è stata fatta questa richiesta è molto probabilmente, qua è inutile negarlo, continua a esserci ancora un grave e forte braccio di ferro tra le strutture che dovrebbero invece ben collaborare, che è la struttura commissariale e la struttura dell'ASREM. L'ASREM è anche quella regionale, con il presidente Toma e il direttore della salute. Ciò invece notiamo che non ancora sia fine l'argomento. Però attenzione, perché tutto questo va a discapito dell'intero sistema sanitario. Cioè noi da tempo abbiamo chiesto l'intera classe dirigente di chiedere un decreto specifico per il Molise come è stato fatto per la Calabria. Diversamente noi da questa storia non ne usciamo bene. Cioè, necessita assolutamente che anche il Molise possa avere un decreto specifico in cui, oltre ad avere i fondi, che è quello, ma soprattutto dare anche una struttura che può elaborare e programmare. Noi, l'allarme nostro è che purtroppo continuiamo ad assistere a grossi annunci, ma a realizzazioni ben poche, soprattutto sul personale, perché non si può continuare a fare contratti a tempo partita IVA, a tempo determinato, perché abbiamo avuto in vari casi che persone
specialisti sono anche venuti qui, però dopo, non avendo avuto riscontro nei concorsi definitivi, hanno preferito altri lidi, altri ospedali. Quindi questo è che noi chiediamo all'ASLEM di accelerare i tempi, perché è impensabile, anche dal punto di vista amministrativo, a volte vengono anche fatte. Diciamo, i concorsi vengono espletati e poi per fare l'assunzione, per fare un contratto ne passa tanto tempo. Quindi vuol dire che qualche cosa anche nell'ambito dell'amministrativa dell'ASLEM, a parte gli specialisti che mancano, ma bisogna accelerare i tempi. E soprattutto noi andiamo a chiedere per il Santimodi di dare una prospettiva, un futuro. Per fare questo va fatto un progetto, cioè quali specialisti che dovranno esserci, e quindi una scossa reale si ha, anche se parallelamente si fanno i concorsi da primari, che qui non esistono qui. A dire che noi non abbiamo neanche il direttore sanitario dell'ospedale, e che è unico quello che viene a Campobasso, eccetera, però chiaramente non ha più un senso una struttura ospedaliera senza un'organizzazione di base.